sì, è una soddisfazione enorme, grandissima, è un obiettivo che avevo da tempo e sono riuscito a realizzare, anche perché mi piace ricordarlo, è la prima volta che nella storia del quartiere dove risiedo da sempre che c'è finalmente un rappresentante in consiglio comunale, che era uno degli obiettivi che avevo in mente, insomma. Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, tutti gli amici, la famiglia, gli abitanti e i vicini del quartiere, perché non dimentichiamoci che è vero che ho preso tanti voti nel quartiere, ma ne ho presi anche quasi altrettanti in tutta la città e frazioni comprese, per cui evidentemente vuol dire che c'è stato un supporto grande nella mia persona. E di conseguenza ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, tutti gli amici, parenti, familiari, vicini di casa, tutti. Più che emozionato sono carico, nel senso che io sono uno a cui piace molto fare. Non ho intenzione di fare il consigliere d'opposizione che dice no a ogni cosa, non sono fatto così. A me piace costruire, piace fare, piace suggerire, progettare. Sicuramente sarò uno molto attento all'azione amministrativa di questa nuova amministrazione Castello Bis. Per cui ci sono tante cose che ho memorizzato in questi anni e che porterò sul tavolo del Consiglio Comunale appena mi sarà possibile. La mia opposizione sarà costruttiva ma attenta, perché credo che sia importante per una città che ha dei rappresentanti che questi portino in consiglio tutto quello che va portato, per cui proposte, progetti, iniziative, ma anche soprattutto un'attenzione a quello che costruisce la macchina amministrativa. Quindi sicuramente sarò lì per non criticare a prescindere, ma a dare uno stimolo e anche un controllo a quello che sarà l'attività politica dei prossimi 5 anni. L'ho conosciuta all'inizio della campagna, il sottoscritto era uno dei papabili candidabili di Forza Italia, da cui in seguito a delle decisioni che non ho condiviso ne sono fuoriuscito. Sono fuoriuscito perché c'era un progetto molto più ampio che in qualche modo si è arenato, al che ho optato per costruire un percorso civico, tanto è vero che io proposi una mia lista civica che era già pronta proprio in virtù di quel progetto che era nato parecchi mesi prima. Una lista che ho proposto a Clara Marte, che aveva accettato di buon grado, molto molto contenta, cosa che non hanno fatto i partiti. I partiti della coalizione non hanno voluto accettare questa mia proposta di una lista civica alternativa in aggiunta a quella che era la coalizione, e quindi lì si è creata una fase di stallo dove comunque in questo caso, grazie al supporto di Clara Marta che voleva avere questa lista civica e grazie anche alla sensibilità di Gianfranco Scopettone, siamo riusciti a trovare modo di entrare in questa lista civica che era per Chivasso con Clara Marte. Di conseguenza io e Sara, che era candidata insieme a me, abbiamo trovato posto e abbiamo costruito questa avventura. Ci tengo a dire che Clara Marte si è spesa moltissimo e credo anche che se questa lista civica fosse stata accettata dai partiti probabilmente avremmo potuto vincere al primo turno, perché in qualche modo noi abbiamo vinto al primo turno. Ma mancava quella quota che non hanno avuto i partiti e che sicuramente la lista civica che era già stata costruita e che non hanno voluto avrebbe potuto colmare. Quindi penso che la sconfitta non sia sicuramente da addebitare al candidato sindaco Clara Marte, che si è spesa tantissimo, con cui ho costruito un grande rapporto di stima e amicizia reciproca, e quindi sono contento di fare opposizione con lei e con gli altri membri della coalizione, ma sicuramente con lei c'è un bellissimo rapporto che voglio portare avanti insieme in questi 5 anni che ci aspettano davanti. Per i nostri avversari è stata una campagna molto soft fino al primo turno. Dopo il primo turno è uscita fuori quella che è un'aggressività eccessiva, ad esempio l'attacco che ha subito il borgo sud-est dove risiedo è stato veramente infamante, perché hanno cercato di mettere in dubbio quello che è successo, i voti che sono stati presi in quei seggi, semplicemente perché si tratta di un borgo di case popolari? No. Allora, quello che è uscito dopo da vari sostenitori, tra l'altro dell'area Castello, sono stati attacchi gratuiti. Nessuno ha mosso una macchina del fango.
mi sento invece di difendere il quartiere perché è stato unito, ha deciso per la prima volta di puntare su una persona che potesse essere un loro rappresentante e così è stato. Gli attacchi gratuiti e infondati hanno creato sicuramente del malcontento, tant'è vero che ci sono state delle reazioni, ovviamente. Credo che qualcuno si debba anche scusare di questo. Hanno usato la scusa di un tatuaggio che aveva un messaggio sicuramente deprecabile, dimenticando che qualcuno con l'uomo famoso del tatuaggio erano seduti assieme, per esempio, al bar a bere proprio la sera dei risultati del primo turno. Per cui, vedete, non serve attaccare a prescindere solo per creare disorientamento, perché credo che la campagna debba essere sempre il più pulita possibile. Quando si parla di abbandono e viene contestato che non sia vero, è normale che crei delle reazioni, perché è allo stato di fatto che una zona, nello specifico di cui abbiamo parlato, il Borgo Sud-Est, è stata abbandonata in questi anni, è sotto gli occhi di tutti. Tanto è vero che ho condiviso un video che voi mi avete fatto circa un anno fa. Se venite con me a visionare tutto quello che è stato fatto vedere in quel video, nessuna di quelle piccole cose è stata risolta. Questo vuol dire abbandono e la gente lo percepisce. 5 anni sono tanti, non si può lasciare la scusa del Covid negli ultimi 2 anni. Se il cittadino riesce a interagire con l'amministrazione, tante cose si possono risolvere in tempi e modi migliori. E allora anche da lì che parte la legalità, perché poi le reazioni che vanno al di fuori possono derivare anche dallo stato di abbandono. Allora bisogna capire a livello sociale da che cosa arriva questa mancanza di legalità. Evidentemente c'è un distacco della parte giovane della città che non è vicina alla politica, ma il problema sai qual è? La politica cosa fa per avvicinare i giovani? Secondo me bisogna partire da lì. Essere a 40 anni il secondo più giovane vuol dire che c'è quantomeno una generazione o due indietro che non sono proprio interessati alla politica, e questo è un male, perché poi le decisioni passano senza che vengano coinvolti e te le trovi cadute dall'alto, ed è secondo me la cosa più sbagliata, perché le decisioni devono essere prese anche in funzione di quello che quell'età, quella generazione può dire, può raccontare e vuole raccontare. Perché io, guarda, dicevo sempre che ognuno di noi vede la città con occhi diversi. Quando ho chiesto di candidarsi a Saratobone con me in lista, le ho chiesto di affacciarsi alla finestra e di dirmi che cosa vedeva. Ecco, in quel momento per me lei stava facendo politica, perché mi ha fatto notare delle cose che ha visto con gli occhi di una neomamma. E allora quello che voglio dire cos'è? Che se ognuno di noi con la propria esperienza e il proprio modo di essere guarda la propria città, deve avere il modo di poterlo proporre alla macchina amministrativa. Per cui è importante che ci sia una mamma, che ci sia un papà, che ci sia un ragazzo molto giovane, che ci sia un operaio, che ci sia un imprenditore, insomma che ogni categoria possa essere rappresentata, perché ognuno di noi guarda la città con occhi diversi, e se chi ascolta ogni punto di vista non può che avere tutti gli aspetti importanti di una città, e quindi ad analizzare e a costruire insieme qualcosa di buono.